Rieccoci, ennesimo tentativo. Chissà il video come cavolo sarà venuto alla fine. No, questo è esploratore. Questo è esploratore, sì. Siamo di nuovo qua a provare questa battaglia, sperando in bene. Allora, vai qua, proviamo. No. Ho già sbagliato tutto. Questa casella qua, sì. Ok, una è caduta. Buono. Prendiamo qua. Esploratore va qua. Questa battaglia è da rushare tantissimo. Non so adesso i tagli come li avrò fatti nel video. Ma è davvero una bella fregatura questa battaglia. Perché ci sono pochissimi turni. Il problema non è non morire. Il problema è anche quello. Il problema è non far scadere il tempo. Principalmente. Per cui riesco a infuocare qualcuno. Ma va a finire che ci torna solo contro se infuoco qualcuno. Ma butto su quello, male non va. Via. Perché il problema è che molti di quelli restano serragliati in quest'ultima zona qua. E quindi non bastano poi i turni per riuscire a tirarli giù. Allora, qua bisogna fare molto, 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 molto di corsa. E nulla, ed è un bel problema. Inoltre, là sotto ci sono un sacco di triboli e anche dall'altro lato. Che rallentano. Qua mi sa che i triboli sono tutti qua sotto. Bisogna fare il giro da sopra e poi il giro da sotto. Ah, questo l'ho stordito. Porca miseria, non ci voleva. Però, allora, andiamo così. Cos'ha? E boom. Sulla testa. Ok. Potevo stordirlo. Vabbè, stordiamo con lei. Ok. Così vado oltre. Posso andare oltre qua? No. Lui neanche. Questo, quello non ci arriva. No. Riesco ad andare qua al massimo. Vabbè, facciamo che portarlo là. Allora, tu... Fai che andare qua e qua. Medico, hai qualcuno da curare? Quello, ma non mi pare il caso di andare a curare lui. Quindi facciamo il medico che ti metti qua e poi dopo ci pensiamo. Ok. Quello sta bruciando che male non è. Una volta ci è andato contro in uno degli ennesimi tentativi, forse il primo. Ho messo a bruciare la gente là, l'ultimo che restava, ma sapevo che avrei dovuto curarlo comunque. Ma poi la fevvina mi ha impedito di passare perché i miei avevano troppo poca vita e cercando di passare oltre le fiamme sono morti. E non ce l'ho fatta comunque in tempo, nelle ultime barricate là dietro. Aia! E tra l'altro quello l'ho stordito per niente, perché avrei fatto ben meglio non stordirlo. Allora. Uno. Qua, mentre invece l'altro lo porterei già ad avanzare. Qui. Aspetta, posso tirare il coltellino, beh. Mi sa di sì. Poi dopo non gli vado corpo a corpo, ma almeno inizio a fargli del danno.
No, infatti non arrivo corpo a corpo. Questi qua, per quanto possono correre, allora, tu puoi correre fin là. Tu puoi in realtà stare su questa, ma ha senso? Sì. Teniamone tre qua per... Allora, tu cura. Con queste poi avanza. Tipo qua, ok. No, cosa cavolo gli ho fatto fare? Vabbè, non mi è andato troppo male. Anzi, mi sono avvicinato, però porca miseria. Ho rischiato di se non volevo ovviamente cliccare là. Ma quello si sta prendendo un buon danno. La lanterna l'abbiamo usata bene in quel caso, però... Prova che tra poco dobbiamo passarci noi di là. Cavolo. Aia. Non è che dobbiamo correre, solo più 13 turni, solo più 13 turni. Questa volta sono fiducioso comunque. Allora, che puoi correre tanto, vai qua e picchialo. Medico forse era meglio che andava prima, così lo curava, vabbè. Facciamo che curare lui. Ok, va qua. Questo va qua. Poi ce la fate a tirare laggiù, sì. Ok, questo quanta visibilità ha su quella, no? Sono coperti praticamente totalmente. Copertura parziale. Se vado di qua, allora vediamo un po'. Sempre parziale. No, qua lo vede. Buono. Ok. Poi spostati qua, così almeno magari non sei a portata. Via. Via. Questo può avanzare? No. C'è quello là. Questo. C'è quello là. Dai, le fiamme dovrebbero spegnersi, speriamo. Abbiamo solo più 12 turni. Quello scappa dallo sciamano, ovvio. Ah, occhio, questo ci viene addosso. Che da un certo punto di vista è buono così. Ok. Non abbiamo sprecato ancora l'attacco. Aia. Pintado, come ho fatto a prendere Pintado che è dall'altra parte del mondo? Tiro rapido con il 5%, vabbè. Allora, quello è messo malino, ma... Facciamo che andare qua. E qua, aia, col bloccato. Oh, vai a curare questo. Non è più avvelenato, ma non ha tanta vita, per cui... Allora, tu... Vai qua. E vagli addosso. Ok. Questi altri due mi sa che non arrivano in tempo, no? Però mettiamone uno qua. E un altro qua. Posso lanciare delle lanterne a qualcuno? No. Ah, ma lo sciamano se n'è andato, Lel. Dove va? Vuole tirarne su giù su un altro? Vorrei resuscitarne uno, 100 su 100, quanto ci scommettete? Fatto che noi siamo tutti da un lato. Cavolo, questa non mi piace! Che danni!
Ma io una lanterna gliela lancerei addosso. Non ci arrivo. No, vai tu. No, di sopra non dovrebbero esserci triboli, se non ricordo male. Dovrebbero essere nelle file di sotto. Ahia, invece li ho beccati. Nulla. Questo può correre fin qua, ma quello è morto ormai. Ci verranno addosso, Tad, se lo ritira su, perché sono dei... Ci spero che ci verranno addosso, perché... Vai di difesa perfetta, perché qua non sei messo benissimo, sai, se posso dirtela tutta. Allora, tu fai che andare qua e prova ad andare sullo sciamano. Ok. Tu... Vai qua. Tu vai qua. Ok. Quello cambia idea o... Sì. Aia. 8 e 10. Per ora si è messi bene, ma il problema è che questi sono qua asserragliati. Dovrei ricordarmi i triboli dove sono posizionati, perché i triboli fanno perdere un sacco di turni. Aia. Allora, tu riesci a curare l'altro? No, riesci solo a curarlo un pochettino, quindi fai che ristabilire lui. Ok. Tu vai così. Ok. Non so se stordirlo, penso di sì perché non riesco a portarli tutti avanti, se no. Allora. Due li faccio. Questi due li faccio avanzare ugualmente. No, c'erano dei triboli là sotto ancora. Ok, aspetta, vai di qua. E poi di qua. Ok. Ma adesso posso leggere la... No. Troppo lontani. Tu vai qua. Tu vai qua. Tu avanza. Tu mettiti qua. E ci proviamo. 7-9. Potremmo essere messi bene, ma potremmo anche essere messi malissimo. Perché qua devo correre facendoli avanzare e... Ma Fujimogen non ti serveva niente. Come 20 a Quintero? Porca miseria, quello è morto. L'ho detto. Ok, ma non ci guadagniamo molto in ciò. Il medico deve correre a curare l'altra se ci arriva. Aspetta, tu spostati uno più in su. Così che almeno lui ha la strada sicura. Ok.
A quelli non ci arrivo. 5 e 8, però dove sono questi 5? 3 e 1, 4 e il quinto è laggiù in fondo, mannaggia lui. Sempre quello laggiù in fondo ci deve essere. Ahi, Echeverria sta malissimo pure. Allora, questo dobbiamo stordirlo per forza. Così da potergli passare oltre. No, tu vai qua e cura lui. Ok, tu vai qua e spara lui. Ok, no, lui non ci arriva, lui ci arriva. No, lo metto qua. No, le lanterne sono sempre troppo lontane, porca miseria. 5 e 7, ce la facciamo? Dubito, adesso ne perdo quello. Aia, eh. No, però sì. Avanza, stupido, per favore, ho bisogno che tu mi venga in braccio proprio, devi venirmi. Ok, medico cura quel poverino là sotto perché... Oh, adesso i triboli sono al contrario, per cui dobbiamo procedere tutto sotto. E poi salire all'ultimo. Qua dove riesco a raggiungere? Niente. Tu hai curato, sì. Vai qua. Vai qua. Vai qua. Tu riesci a beccarlo? No, perché c'è il medico davanti, lol. Allora, medico, fai che andare giù. No, aspetta, facciamo andare avanti prima lui. Poi il medico. Poi lui spara fortissimo, se ci riesce. Cavolo, invece no, proprio ha fallito tutto. Cavolo, quello mi fa paura. Quell'arciere laggiù in fondo mi fa paura perché mancano pochissimi turni, mancano pochissimi turni. Venitemi in braccio per piacere! Ehi, triboli, però spero di riuscire ad arrivarci lo stesso. Ok. Turi, ce la faremo? Non lo so, non lo so. Ne ho lasciato giù uno alla terra là, ma non abbiamo tantissimo tempo da... Da impiegare. Quello non lo prendo. E poi dopo rischio di riuscire a passare. Cioè, ci vanno 3 turni per arrivare a quel tizio, praticamente. No, stordisci. E corri addosso a lui. Oh, vai qua dietro.
Medico cura, curare lui o lei. Chi è? Ok. Cavolo. 3 nemici e 4 turni rimanenti, allora. Dovremmo farcela. Ok. Questo riesce più a muoversi. Questo sì. Questo sì. 2 nemici e 4 turni, potremmo farcela. Ah. Non ci voleva lo stordito. E quello continua a rintanarsi. Mannaggia lui, mannaggia. Allora, vai qua. Non ce l'hai a tiro, vero? No. Vai su questo allora. Ma no. Ciao così. No. E allora vai in là. Prenditi l'attacco, non importa, va. Dobbiamo avanzare, tu cura questo. Due nemici e tre turni, potremmo ancora farcela, però è molto molto arrischiata la situazione qua. Viecce? Aspetta, tu stordisci questo. Tu vai addosso a questo. Qua lo prendi? Sì. Potremmo comunque non farcela, porca miseria. Chi manca ancora da girare? Lui può agire, l'altro no. Vai qua. Ok, quello è andato. Quindi tu devi correre il più possibile. Ultimo turno, abbiamo delle lanterne da lanciare? Lanciamo la terra su questo? Qua, così non può indietreggiare. Rischiamo di prenderci del danno, ma non importa, dobbiamo seccarlo adesso o mai più. Ok. È andata, ce la facciamo. Yes! Abbiamo dovuto lasciare Kid, il nostro povero esploratore, indietro, ma ce l'abbiamo fatta. Alleluia, mannaggia, ho provato questa battaglia tipo 5 volte. 5 volte. No, anche di più. Per voi laggava. Sotto il tuo comando le truppe sfondano le difese azteche, preparando la strada alla gran parte dell'esercito totonaco alle tue spalle. Le forze di Tepictoton si riversano in una città enorme, sparpagliandosi nei suoi numerosi distretti. Tepictoton riesce a trovarti in tutto quel caos per aggiornarti sulla tua situazione strategica. Ottimo lavoro, Julius Mazzetessi. I miei guerrieri ora hanno pieno accesso alla città, ma gli Aztechi combatteranno fino all'ultimo respiro, finché Montezuma è in vita. Dovete raggiungere il suo palazzo e guidare l'attacco. Non abbiamo nessuna speranza di penetrare le sue difese senza di voi. Lo farò, buona fortuna. Ti
ti stringe la mano con un inquietante senso di irrevocabilità. Buona fortuna, amico mio. Contiamo tutti su di voi. Ok, questo è fatto. Ma perché c'è ancora il tizio là? Non lo so. Comunque, diciamo che salviamo e ci vediamo nel prossimo episodio, eh. Salve su Mefico 1. Comunque in tutto questo ho scoperto che non era save scamming quello che abbiamo fatto, perché ogni volta che si perde ti fa rifare esattamente la stessa identica battaglia, per cui nulla, non è una di quelle battaglie come le altre che se perdevi avevi dei malus enormi e la storia continuava. Qui bisognava per forza fare quello. Io vi ringrazio per la visione e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.